Presidente Squinzi, motivo di grande orgoglio per L'Aquila la sua presenza oggi quando Orsolini dà lavoro a gente di questa città. Direi che queste sono quelle tipiche, abbiamo partecipato anche sabato insieme anche al Presidente del Consiglio a un'apertura di uno stabilimento, l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, sono le tipiche cose che a un imprenditore, a un Presidente di Confindustria aprono il cuore, che testimoniano che c'è della gente che crede ancora in questo Paese, nella capacità, nella possibilità di crescere e di creare occupazione, lavoro e quindi benessere e progresso sociale per tutti. In una città che è stata colpita in maniera quasi a morte e che vuole risorgere, credo, e con una determinazione fuori dal normale, quindi a maggior ragione un evento assolutamente simbolico di quelli che aprono il cuore veramente. Io ho appena incontrato gli esponenti dei vertici della Confindustria locale, credo che bisogna senz'altro procedere alla ricostruzione di questa città nei più brevi tempi possibili, ma anche non bisogna dimenticare che bisogna anche creare delle opportunità di lavoro, quindi bisogna creare le condizioni perché le imprese, in modo particolare anche le imprese manifatturiere, e qui ci sono alcuni esempi, il polo farmaceutico ad esempio, hanno necessità di poter insediarsi, crescere e contribuire alla rinascita di questa città. Presidente, possiamo chiederle che Boucher ancora tira le dritte all'Italia e c'è Renzi che fa fatica a far passare il discorso delle riforme e spesso non viene nemmeno aiutato dagli imprenditori, insomma. No, gli imprenditori stanno facendo il loro dovere, glielo assicuro, perché abbiamo il carico fiscale più alto tra i paesi industrializzati, cioè non mi sento di accettare nessuna colpa come ceto imprenditoriale, è una situazione molto complicata che il nostro paese, da cui il nostro paese deve uscire. Ci sono tante cose da fare e il primo ministro sicuramente ha la visione, io credo che partendo da una giusta visione, se si è capaci, come dicevo, di scaricare a terra la potenza di una macchina di Formula 1, si possa effettivamente ritrovare la strada di nuovo della crescita.